Soprattutto all'amministrazione comunale di Toscolano Maderno, che anche per quest'anno ci ha voluti qui per questa serata. Gli applausi che chiederemo stasera sono tantissimi, perché adesso stanno per entrare 10-11 bellezze mozzafiato che andremo a giudicare ed applaudire. Ma io 11 Miss in gara per il titolo di Miss Toscolano 2010. Cinque di loro accederanno alla semifinale. È tempo che non mi fa più aspettare. Io mi sento senza tempo. Resto ferma anche a guardare. Si guardavano in alto, quasi piangendo, sconsolati. Va che roba! A che più la madunina! Alla finalissima di Mister del Garda 2010. Toscolano Maderno 2010. Uno lo facciamo, un applauso doppio alla nostra Giada. Giada Pezzaioli, finalista di Miss del Garda 2008, vincitrice nazionale del titolo che la porterà a contendersi Miss 2010, un'avventura che è partita proprio su questo palco. Com'è stato? Vergogna di me stesso, mi vergogno di parole che sgorgano per niente. Tutte le precauzioni fatte contro il mondo. E ricordiamo ancora e salutiamo gli sponsor che premieranno Mister del Garda 2010. L'Accademia Italmoda di Antonella Tisano. Mississippi, middle of Brisbane, Jim Rutherford. La numero uno, Alessia Lizzi. She'll take it when she's fine herself. She's about to go. Do the thing right on the floor. And money, money she's making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Be lusting for her. Don't crazy face it. Votazioni ultimate in questo momento. Sorrisi. La sezione interpreti e va in semifinale Federico Aloisio. Per la categoria nuove proposte ed accede alla semifinale Angelo Ricci.
adesso mi vergogno di parole. Abbiamo sempre ospitato il festival, lo abbiamo ospitato volentieri perché è un bel evento, una manifestazione di livello interessante e soprattutto che ha questo pregio particolare di unire il Garda attraverso un evento unico. È l'unico evento di questo genere che ha questo pregio e noi lo coltiviamo volentieri. Allora, il corpo di ballo quest'anno è composto da 5 persone, tra ragazze e 2 ragazze. La particolarità di questo corpo di ballo è che sono 2 corpi di ballo in realtà, uno è composto dall'original, come si suol dire, The Gamblers, che sono le ragazze, e gli altri 2 maschietti invece vengono da Padova e fanno parte del corpo di ballo di The Dangerous Game, che avete sicuramente visto a Italia's Got Talent, hanno partecipato alla trasmissione. Lavorano insieme quest'anno per la prima volta, però il risultato è ottimo.